desiderio comune è diventato realtà, con un abbraccio che è di grande speranza per il futuro. Papa Francesco voleva incontrare il grande imam di Al-Azhar, l'università egiziana che è punto di riferimento dell'Islam sunnita nel mondo. Lo aveva detto anche ai giornalisti a febbraio sul volo che lo riportava a Roma dal Messico. E lunedì Papa Francesco e l'imam rettore dell'Università del Cairo, Ahmad Muhammad Al-Tayeb, si sono incontrati in Vaticano, a 16 anni dalla visita di San Giovanni Paolo II ad Al-Azhar, la splendente o la fiorita in arabo, allora guidata dall'imam Tantawi. Nel corso dell'incontro, riferisce una nota vaticana, il Papa e l'imam, considerato uno dei massimi esponenti dell'Islam sunnita moderato, vicino al pensiero sufita, hanno rilevato il grande significato di questo nuovo incontro nel quadro del dialogo tra la Chiesa cattolica e l'Islam. Il Vaticano e Al-Azhar avevano costituito una commissione congiunta per il dialogo nel 1998, sospesa nel gennaio del 2011 su iniziativa dell'Università Islamica. In questa intervista esclusiva ai media vaticani, il professor Al-Tayeb conferma che ora il dialogo può ripartire. Al-Azhar ladayhi hawar mutabadal. Al-Azhar ha un dialogo, o meglio una commissione di dialogo interreligioso con il Vaticano che si era sospeso per delle circostanze precise, ma adesso che queste circostanze non ci sono più, noi riprendiamo il cammino di dialogo e auspichiamo che sia migliore di quanto lo era prima. Tra i temi dell'incontro il comune impegno delle autorità e dei fedeli delle grandi religioni per la pace nel mondo, il rifiuto della violenza e del terrorismo e la situazione dei cristiani nel contesto dei conflitti e delle tensioni nel Medio Oriente e la loro protezione. Quest'uomo è un uomo di pace, un uomo che segue l'insegnamento del cristianesimo, che è una religione di amore e di pace. E seguendo Sua Santità abbiamo visto che è un uomo che rispetta le altre religioni e dimostra considerazione per i loro seguaci. È un uomo che consacra anche la sua vita per servire i poveri e i miseri e che si prende la responsabilità delle persone in generale. È un uomo ascetico che ha rinunciato ai piaceri effimeri della vita mondana. Tutte queste sono qualità che condividiamo con lui e per questo ci siamo sentiti desiderosi di incontrare quest'uomo per lavorare insieme per l'umanità in questo vasto campo comune. Credo che sia giunto il momento per i rappresentanti delle religioni divine di partecipare fortemente e concretamente per dare all'umanità un nuovo orientamento verso la misericordia e la pace, affinché l'umanità possa evitare la grande crisi della quale stiamo soffrendo adesso. L'imam Al-Tayeb è stato accompagnato dal pontefice e dal presidente del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, il cardinale Jean-Louis Toran, e dal segretario dello stesso dicastero, monsignor Miguel Angel Ajuso Guixot, che all'inizio dell'anno aveva portato al Cairo l'invito del Papa. Al-Azhar è stata fondata come moschea nel 972 e dal 988 è un centro di studi religiosi e giuridici. Oggi è un'università che conta 400.000 studenti, impegnata anche nel chiarire i concetti musulmani deviati dai terroristi e dai movimenti armati. Abbiamo identificato questi concetti sbagliati e li abbiamo proposti all'interno di un curriculum ai nostri studenti nelle scuole medie e superiori. Abbiamo fatto vedere il lato deviato e la comprensione deviata e nel contempo abbiamo cercato di far comprendere agli studenti i concetti corretti dai quali questi estremisti e terroristi hanno deviato. Abbiamo fondato un osservatorio mondiale che compie un monitoraggio in 8 lingue del materiale diffuso da questi movimenti estremisti e delle idee avvelenate che deviano la gioventù. Al termine del colloquio, molto cordiale, il Papa ha regalato al grande imam il medaglione dell'Ulivo della Pace, una copia della sua lettera enciclica Laudato Si. Ancora l'imam Al-Tayeb. من أجل ذلك ندائي
Questo è il mio appello al mondo e agli uomini liberi del mondo. Mettetevi d'accordo subito e intervenite per porre fine ai fiumi di sangue. Permettetemi di dire una parola in questa dichiarazione. Sì, il terrorismo esiste, ma l'Islam non ha niente a che fare con questo terrorismo, e questo vale per gli ulema musulmani e per i cristiani e i musulmani in Oriente. E quelli che uccidono i musulmani e uccidono anche i cristiani hanno frainteso i testi dell'Islam, sia intenzionalmente sia per negligenza. L'Islam e il cristianesimo non hanno nulla a che vedere con quelli che uccidono, e abbiamo chiesto all'Occidente di non confondere questo gruppo deviato e fuorviato con i musulmani, e abbiamo detto con una sola voce, musulmani e cristiani, che siamo padroni di questa terra e siamo partner, e ognuno di noi ha diritto a questa terra. Ognuno di noi ha diritto a questa terra.